Eccoci, buonasera carissimi amici, e vi saluto specialmente oggi perché, come avete saputo tutti, lunedì scorso non sono riuscito a fare la trasmissione per un problema di rete. Adesso ho risolto e voglio riproporre il programma che avevo stabilito per lunedì. Quindi iniziamo benissimo. Un saluto speciale a tutti gli amici che adesso sono in casa, chiusi, positivi al Covid, guarigione veloce per tutti quanti. Teniamo forte, abbiamo pazienza e ne usciremo tutti da questa situazione. Dai, allora, saluto specialmente tutti gli amici di Conecta Vibra Miami, specialmente a Lilian, a Cecilia Montemayor in México, a todos los amigos de la Red de Ópera Independiente en Argentina, en cabeza de Victoria Roldán, a todos mis amigos de Diálogos Vocales, que son una red de profesionales de la voz en toda Latinoamérica. Y especialmente los amigos que se conectan desde Colombia. Allora, programma di questa sera. Come ho anticipato, è un programma dedicato a Vincenzo Bellini. Parlare di Bellini vuol dire bel canto, nel senso più alto della parola. Maestro assoluto della melodia. Diverse arie per tenore tratte dalla sua magnifica opera. Ci vorrebbe un bel progetto di registrazione per questi capolavori per tenore. Dai, Gualtiero, ce la faremo, eh? Posso nominare alcuni. A tanto duol quest'anima di Bianca e Fernando, a te o cara dei Puritani, all'udir del padre afflitto. Odo il tuo pianto, sempre di Bianca e Fernando. Credeasi misera da me tradita dei Puritani, eserbato a questo acciaro dei Capuleti e Montechi, meco all'altar di Venere della Norma, nel furor delle tempeste del pirata, prendila nel tidono della sonnambula, son salvo al fin son salvo a una fonte. Afflitto dei puritani, tu vedrai la sventurata del pirata, tutto è sciolto. Ah, perché non posso odiarti della sonnambula? Vieni fra queste braccia dei puritani. Insomma, tutti veri capolavori scritti da Vincenzo Bellini. C'è Angelo Gallasso! Ciao Angelino! Come stai? Un abbraccio e anche il mio amico Franco Roselli, ti saluto, un abbraccio a tutti quanti. E stavo parlando di queste arie che hanno tutte una grandissima difficoltà per le esigenze vocali, scritte spesso e volentieri in tempi ternari, che comportano una linea di canto molto fluida, ma nello stesso tempo impegnativa per la lunghezza delle frasi. E della direzionalità. Bellini prediligeva l'uso delle arie, ma non a forma chiusa, sempre inserite in un contesto drammatico. L'aria che abbiamo scelto per oggi è l'aria dei Capuleti e Montechi, proprio eserbato a questo acciaro. Allora, vi dico perché ho scelto quest'aria. È una situazione abbastanza bella perché sono stato invitato dal maestro Donato Renzetti a partecipare ad una masterclass di direzione d'orchestra. Quindi mi è stato chiesto di portare un'aria tipica del repertorio bel cantista, cioè con la forma recitativo, aria e cabaletta,
sarei stato diretto da tutti gli allievi che frequentavano questo corso. È stato fatto l'anno scorso all'Accademia di Perfezionamento di Saluzzo ed è andata così. Io sono andato lì, ho dovuto cantare diretto da sei allievi, quindi ho dovuto ripetere diverse volte l'aria. Una di queste poi l'ho registrata ed è questa l'edizione che sentiremo oggi. Allora, io vi metterò in sovrimpressione subito Allora, vediamo. Vi metto lo spartito. Vi metto lo spartito e man mano, aspettate, voglio fare una cosa. Vediamo se riesco a fare una cosa. Allora, facciamo così. Mettiamo lo spartito qua da una parte e io vi dico quello che ho preparato. Allora, dopo diciamo subito cosa. Allora, quest'aria tratta dai Capuleti e Montechi, Tebaldo, il tenore, è il capo della fazione guelfa, che promette di vendicare col sangue di Romeo, eserbato a questo acciaro, l'uccisione del figlio di Cappellio. Quest'ultimo gli offre in sposa la figlia Giulietta. Le nozze si celebreranno la stessa sera. Lorenzo, che conosce il segreto legame della fanciulla con Romeo Montecchi, sconsiglia il matrimonio, accampando il pretesto della malattia di Giulietta. Tebaldo si dichiara pronto a rinunciare alle nozze se dovessero costare una sola lacrima alla fanciulla, ma Capellio lo rassicura che Giulietta sarà eternamente devota a chi vendicherà il fratello ucciso. Quindi si parte con un recitativo introdotto dagli archi che con un motivo ritmico fanno una scala discendente che porta poi alla tonalità di Do maggiore. In questa versione si fa un taglio che porta direttamente all'aria. Quindi sentiremo soltanto l'inizio del recitativo e poi si va praticamente direttamente all'aria. Come ho detto, quest'aria ha la tipica forma belcantistica, recitativo, aria e cabaletta, e l'aria inizia con la presentazione del tema da parte dei Legni. Una forma molto apprezzata da Bellini, il quale poi affidava all'oboe, al flauto o al fagotto i temi principali. Quando poi doveva trovare una sonorità malinconica, spesso si affidava al corno. Si presentano ripetizioni del testo durante tutta la presentazione del tema, e questo nel bel canto. Vuol dire rafforzare o ribadire un concetto. Esempio, eserbato, eserbato a questo acciaro. Tutte queste ripetizioni sono proprio rinforzi del melodramma. E questa è un'aria che necessita del massimo controllo dei fiati per poter disegnare le frasi lunghe e con l'intensità richiesta, rispettando gli accenti e i disegni ritmici, che in nessun momento devono essere interpretati come saltellanti,
al contrario, sono un'esigenza di linea e di legato estremo, con il quale si riesce ad esprimere sì il senso ritmico, ma nello stesso momento la linea di canto. E presenta diverse microcadenze nelle quali si può esprimere tutto il senso bel cantista. E si passa direttamente alla cabaletta, dove c'è questo senso permanente di rubato, ma sempre elegantemente, mai senza controllo. Questo è un altro elemento caratteristico del bel canto, un andamento molto appropriato ad esprimere sentimenti e sensazioni come la gioia, lo sconforto, il dolore, eccetera. Poi finisce con una stretta del tempo con accompagnamento del coro. E hola Lilian, ¿cómo estás? Quindi adesso vi faccio ascoltare una base pianistica, però. Sentite come l'accompagnamento è veramente minimo e sempre come in tutto il bel canto, sempre affidato proprio al legato che può esprimere il cantante. Sicuramente c'è una cadenza che porta poi alla ripresa del tema. Questa è la grande cadenza. Siccome si tratta di un'aria abbastanza lunga, perché in questa versione è di circa 7 minuti, quindi voglio passare direttamente alla versione cantata, nella quale poi, come vi ho anticipato, sentiremo un pezzettino del recitativo, poi l'aria e la cabaletta doppia. E andiamo, vediamo cosa c'è nella. Congiunti difensori e grave l'alta la cagion che li aduna
Spesso 12 ottavi. Riservato, riservato a questo acciaro del tuo sangue, del tuo sangue la vendetta. L'ho giurato per Giulietta, tutta Italia in cielo. Giusto esattamente dal tenore. Si debba ripetere la cavaletta. Più del sol che mi ispirava,
quindi ecco tutto quanto. C'è una dimostrazione di come dovrebbe essere cantato il bel canto, sicuramente diretto benissimo, perché qua era diretto dal maestro Renzetti, in una delle versioni in cui dimostrava poi agli allievi tutti i cambi di tempo e le cose con cui ci si mette d'accordo con il cantante per le partenze, per dare libertà nelle cadenze, nelle microcadenze. Tutti, ehi, ciao Pierone! C'è il mio amico Piero Pretti che compare così dal nulla. Scusa Piero, ma non puoi arrivare così a sentire una roba cantata da un tenore. Dai, Pierone, un abbraccio. Questo sì che è un grandissimo cantante. Per chi non lo conosce, Piero Pretti è uno dei tenori più importanti in questo momento al mondo. Ecco, un bacione a te, un bacione a Michelangelo, un bacione alla mamma. Spero che stiate tutti bene. E niente, così abbiamo finito. E vi aspettiamo poi magari la prossima settimana di lunedì, se riesco poi di lunedì, e vi terrò aggiornati per capire cos'altro possiamo fare. E intanto salutiamo tutti gli amici che si sono collegati. Spero che come me, io mi sono divertito, intanto era una roba già registrata, quindi non dovevo cantare. Va benissimo, quindi niente, adesso andiamo a fare la cena e ci vediamo poi la prossima settimana. Un saluto a tutti, ciao ciao, buona serata.